La Virtus Ischia batte il Megara Augusta per 2-0 e lo supera in classifica. Oggi è una bella giornata per lo sport ispicese. Infatti la Virtus Ischia è prima in classifica insieme al Siracusa e non si trova lì per caso. Una squadra solida, ben messa in campo, in tutti i reparti. Ha messo alle corde l'ex capolista, il Megara Augusta. Due gol, uno per tempo. Il primo arriva al decimo con Enrico Paternò che in aria è lesto a gonfiare la rete su assist di Attilio Sirugo. Il Megara subisce la supremazia della Virtus, che è brava a non fare giocare gli avversari. Al 25esimo il rigore per gli ospiti. La difesa virtusina nel respingere l'attacco avversario commette fallo. L'arbitro non ha esitazione a concedere il rigore che però Di Mauro non trasforma. Il Megara Augusta non si scoraggia e più volte impegna il portiere virtusino che si fa trovare pronto a respingere i tiri avversari. Nel secondo tempo la musica non cambia, si assiste alla stessa partita del primo tempo, con la Virtus Ischia che non fa ragionare il Megara e stronca sul nascere qualsiasi azione degli augustani. Al 62esimo è il giovane Marco Bonaventura a raddoppiare le reti per la Virtus. Il resto della partita non conta più, come abbiamo detto in apertura di questo commento. Oggi è una bella giornata per lo sport ispicese. Non succedeva da tanto, troppo tempo di vedere in vetta alla classifica la squadra del nostro cuore. Abbiamo sofferto tanto, oggi gioiamo e facciamo i complimenti a tutti, dai presidenti Piero Fidelio e Corrado Donzello, all'allenatore Saro Monaca, ai giocatori, alla dirigenza tutta e a chi ha creduto e lavorato in silenzio, senza troppi clamori e senza avere visibilità affinché si raggiungesse il primo in classifica, primato che ora bisogna difendere a cominciare già da mercoledì nella gara di ritorno di Coppa Italia contro il Siracusa e domenica a Comiso nello stadio intitolato ad uno che ha voluto bene la Virtus Ischia e che ha indossato la maglia giallorossa per 4 anni e che non dimenticheremo mai, Peppe Borgese. Il nostro commento si ferma qui, appunto al nome di Peppe Borgese. Questi giocatori che hanno indossato i colori giallorossi sotto la guida tecnica di Mister Saro Monaca: Federico Thomas Gesualdi, Andrea Zocco, Antonio Toscano, Adriano Di Dio, Ciccio Presti, Andrea Buscema, Mirko Peluso, Enrico Paternò, Giuseppe Lachina, Attilio Sirugo, Enrico Paternò, Nicolas Lancioni. Giuseppe Puccia, Fabrizio Bonaventura, Santiago Solari, Giuseppe Milana, Giorgio Filppi, Andrea Cavallo, Marco Bonaventura, Sergio Di Benedetto, Marco Adamo. Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.